appassionati di sport, bentrovati. Quest'oggi si parla di kickboxing, lo facciamo all'interno della palestra 91026 Fight Club Mazara del Vallo e lo facciamo in compagnia del maestro Francesco Vaccaro. Ciao. Bentrovato Francesco, come stai innanzitutto? Tutto bene, grazie. Ecco, nonostante l'estate sia ormai bella che è avviata, in palestra si continua a lavorare, si continua a farlo anche perché ci sono degli impegni ancora piuttosto importanti. Una data su tutte, quella del prossimo 22 luglio, che vi vedrà protagonisti proprio in patria, proprio a Mazara del Vallo, con un secondo appuntamento dopo quello che è andato direi piuttosto bene dello scorso 3 dicembre con il primo spettacolo a Mazara del Vallo di kickboxing. Il 22 luglio si replica, in che modo, qual è, cosa ci aspetta ecco in questa data estiva? Allora intanto sì, in palestra si continua, io credevo di continuare esclusivamente con gli agonisti che sono diciamo impegnati da settembre a luglio, cioè nel senso per quanto riguarda le gare, anche se già ad agosto ricominciamo diciamo, una piccola pausa e poi ricominceremo la preparazione. E invece devo dire che la presenza degli amatori insomma, è cospicua anche in questi mesi caldi. Il 22 luglio faremo la seconda edizione del 91026 Fight Show. Dopo aver ospitato il torneo Elite, assegneremo la cintura di campione italiano Waco Pro. Sarà sempre Martina, prima nel ranking in Italia, a contendere questa cintura a Mara Sadocco, che è la seconda nel ranking in Italia. Quindi il titolo è vacante e se lo giocheranno queste due atlete, la prima e la seconda. Tra l'altro la particolarità di tutto ciò è che Martina e Mara non si sono affrontate a Elite. Esatto, perché Mara era presente qui lo scorso 3 dicembre al primo torneo 91026 Fight Show, non si sono incrociate, perché Mara ha perso in semifinale, poi Martina ha vinto il torneo. E quindi niente, la prima e la seconda della categoria 50 kg si sfideranno per questa prestigiosa cintura sulla distanza delle 5 riprese da 3 minuti. A parte questo, a parte il titolo, chiaramente daremo modo a tutti i nostri agonisti di potersi mettere, come dire, in mossa, di potersi mettere in gioco sempre e comunque davanti al pubblico mazzarese, davanti al pubblico di casa, fondamentalmente, davanti agli amici, ai familiari, eccetera eccetera. I match saranno tutti duri come da tradizione nostra, noi facciamo sempre match 50 e 50, match facili niente, e questo. Tra l'altro la serata sarà di presentazione per quello che saranno le attività dell'anno prossimo, della prossima stagione qui in palestra. Ecco, a proposito, vogliamo presentare le discipline che a partire dal prossimo fine agosto immagino si potranno appunto si svolgeranno all'interno della palestra 91026. Sì, precisamente. Oltre alle varie discipline della kickboxing, che diciamo continua a essere la nostra attività principale, ci stiamo sviluppando in questo senso. La box, che in maniera già amatoriale la facciamo da quando fondamentalmente siamo nati, da settembre si potrà fare anche in maniera agonistica, cioè abbiamo creato una squadra agonistica di box che farà chiaramente, parteciperà ai campionati della Federazione Pugilistica Italiana, eccetera eccetera. Quindi ci sarà una dimostrazione e un'esibizione di box nella serata del 22 luglio. Abbiamo inserito, grazie alla collaborazione con il Trinaca BJJ del maestro Davide Cialona, persona fantastica e maestro incredibile, abbiamo inserito il BJJ, il Brazilian Jiu-Jitsu, che praticamente sarebbe uno stile di lotta con finalizzazioni e sottomissioni stupenda, bellissima, veramente veramente bella, molto indicata per i bambini, la consiglio a tutti i bambini, e faremo un'esibizione anche il 22 luglio. In più cominceremo il corso di MMA, Mixed Martial Arts, che sarebbe una disciplina che per ora va per la maggiore, e cominceremo a fare questo corso sarà come dire per il primo anno di integrazione a chiunque fa
un corso o di box o di kickbox o di brasiliano jiu jitsu, avrà la possibilità di fare il corso del MMA. Questo per quanto riguarda l'offerta, chiaramente sempre comunque la preparazione atletica per gli sport da combattimento è funzionale, quello sempre, quindi diciamo che questa è l'offerta che faremo noi da settembre. Preparazione atletica e sport da combattimento a 360 gradi, chiaramente a ogni livello e con ogni obiettivo. Chi vuole combattere, quando sarà pronto combatterà, chi vuole venire esclusivamente per buttare via tutte le fatiche della giornata potrà farlo tranquillamente, tranquillamente in massima sicurezza, e soprattutto i bambini, i più giovani, se vogliono imparare una disciplina con dei sani valori, qualcosa che li possa preparare, diciamo, ad avere migliori relazioni sociali, sono benvenuti. Che benvenga allora. Ma proviamo a fare anche un po' un passo indietro. Abbiamo già parlato di futuro, ma vediamo un po' quello che è successo in questa stagione agonistica che sta per volgere praticamente al questa termine. Questa stagione è stata ricca di soddisfazioni. È stata ricca di soddisfazioni e infatti sono già, come dire, diciamo intenzione per l'anno prossimo, perché ripetersi è sempre molto più difficile. Abbiamo fatto un'esplorata subito, noi abbiamo cominciato a gareggiare da subito, io ho scommesso, mi sono preso il rischio, ho scommesso su questi ragazzi, niente, siamo andati veramente bene. Tu considera che siamo riusciti a classificarci 12esimi nel medagliere totale della Federazione Italiana Kickboxing, l'unica federazione riconosciuta dal CONI, 12esimi in tutta Italia, siamo stati la 12esima società per risultati. E abbiamo fatto, ecco, bisogna ribadire, perdonami, che siete operativi sul territorio di Mazara da meno di un anno. Ho trovato ragazzi sicuramente bravissimi, dotati di talento, un talento che andava fatto uscire, coltivato. Ho trovato ragazzi che qui non è stato difficile inculcare la mentalità d'atleta, cioè loro per esempio già ora se vanno a mare vanno a mare 2 ore la mattina, dopodiché si riposano e vengono a allenarsi, perché le tabelle per preparare i match sono veramente veramente dure. Si sono sacrificati, non sono usciti il sabato sera, diciamo che vivono fondamentalmente per poi andarsi a misurare in queste gare. Tra l'altro io sono molto 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 severo da questo punto di vista, pretendo e voglio che vadano bene a scuola, infatti mi faccio portare le pagelle, e se non vanno bene a scuola non combattono, continuano ad allenarsi, si allenano ma non combattono. Particolarmente quindi, severo, quindi non soltanto sul ring, ma ci sono delle pretese che... La kickboxing è uno stile di vita, cioè il ring fondamentalmente è la metafora della vita. Se noi pensiamo che il ring si discosta dalla vita, diciamo che abbiamo capito poco di questo sport. Come vivi qui, devi vivere fuori. Questo è, secondo me, uno dei pochi modi per poter fare, non voglio dire l'unico, uno dei pochi modi per poter fare questo sport in una certa maniera, se lo vuoi fare, chiaramente, da agonista. Una stagione che vi ha visto protagonisti non soltanto in Italia, ma anche all'estero. Sì, noi diciamo che in Italia abbiamo, in Sicilia abbiamo fatto in cetta di medaglie d'oro di primi posti. Ci siamo qualificati per gli italiani, dove siamo riusciti a mandare tutti a medaglia, cioè tutti gli atleti che abbiamo portato, ne abbiamo portati di questa scuola 9, e sono andati tutti a medaglia, sia al criterium di qualificazione, sia poi ai campionati italiani. Tra l'altro siamo riusciti ad avere un promosso in prima serie, quindi abbiamo fatto una promozione in prima serie con Samuele Pace, e abbiamo un campione in assoluto che è Francesco Locascio, che si è guadagnato l'accesso, diciamo la maglia titolare, la maglia azzurra titolare, quindi fa parte della nazionale juniores, ha partecipato alla Coppa del Mondo in Ungheria lo scorso maggio ed è arrivato sul podio, quindi ha fatto medaglia di bronzo. Alla luce di questo ha proprio confermato, diciamo, di poter essere, oltre che un valido atleta a livello nazionale, ad avere anche una solidità internazionale, e i direttori tecnici hanno deciso di convocarlo per quello che sarà a oggi il più importante evento della sua seppur giovane carriera, ovvero i campionati europei cadetti e juniores della UACO.
torneo micidiale, torneo micidiale. E quindi siamo, diciamo, orgogliosi di questo. Cioè abbiamo un mazzarese allenato a Mazara, questo è il primo mazzarese allenato a Mazara che raggiunge la nazionale e parteciperà a questi campionati internazionali con la maglia azzurra FKBMS, che ripeto è l'unica riconosciuta dal cuore. Ecco, mentre alle nostre spalle continuano a fioccare i colpi, tu parlavi poc'anzi di allenamento sul ring, pretendi tanto lì, pretendi tanto anche dai ragazzi per quello che è ognuno della propria attività, soprattutto da chi studia. Anche perché lo studio è una costante anche nel tuo caso, non ti approcci all'allenatore semplicemente sulla base della grandissima esperienza e della grande carriera che hai avuto, ma stai proprio continuando a studiare un po' perché te lo impone, come è giusto che sia, anche la federazione. Bisogna sempre studiare. Io penso a qualsiasi altra professione, come possa essere il medico, come possa essere l'avvocato, continuamente si aggiornano, continuamente studiano. Fare il maestro di kickboxing è così, il CONI lo impone, ok? Ma fondamentalmente non dovrebbe, a chi vuole insegnare non dovrebbe essere imposto. Insegnare vuol dire trasmettere, no? Per trasmettere devi avere qualcosa dentro, oltre all'esperienza pratica che io ho fatto sui ring di tutto il mondo, poi ci vuole anche una conoscenza teorica di tutto quello che comporta il corpo umano a livello anatomico, a livello fisiologico, a livello di preparazione atletica, comunque sia questi ragazzi vanno preparati, quindi bisogna capire quali sono le capacità condizionali che servono al nostro tipo di sport, quali qualità bisogna lavorare, in che modo, con quale metodo. Questo te lo dà soltanto una fase di studio. Io continuo a studiare, Martina continua a studiare, chiunque voglia insegnare qui dentro domani dovrà studiare. Gli stessi agonisti ho iniziato a farli studiare perché gli sto cominciando a far comprendere questa mentalità per il quale tutto quello che fai devi essere in grado di saperlo spiegare agli altri. Ecco, vogliamo fare anche un po' un distinguo fra le decine di federazioni che sono presenti sul panorama internazionale? No, ti correggo subito, federazione ce n'è una, poi ci sono altre realtà che si devono appoggiare a enti di promozione sportiva. Io ti dico questo, a me fondamentalmente non piace parlare di altri, a me piace parlare di quello che faccio io e di quello che fa la federazione che rappresento. L'FIKBMS, che è l'unica riconosciuta dal CONI. Io ho deciso di fare tutta la mia carriera e tutto il mio percorso anche da insegnante all'interno di questa federazione perché penso che sia l'unica in grado di poter dare un percorso sportivo realistico di sviluppo formativo a un atleta. Ok? E soprattutto preparatorio anche a eventualmente altri ingresso in altri circuiti. Ci sono tante altre realtà che non fanno altro che parlare male di questa federazione, ci sono tante altre realtà che non fanno altro che dire che lo sport vero lo fanno loro, le botte vere le fanno loro e noi invece non facciamo niente. Ci sono tante altre realtà che fondamentalmente impiegano il loro tempo a parlare male di altri. A me questa cosa non interessa. Se la FIKBMS è l'unica federazione riconosciuta dal CONI, un motivo c'è, senza contare che molti rappresentanti di tutte queste realtà che parlano male, siccome io ho un po' di storia anti-FIKBMS, li conosco tutti e tutti, chi prima chi dopo, hanno provato la scalata anti-FIKBMS, poi sono usciti e si sono formati la loro realtà. Quindi diciamo che è bello il sentito dire, poi a Mazara ci hanno detto, no? Che vale anche per tutta Italia, occupa la prima per raggiungere, ok? FIKBMS non parliamo, non abbiamo bisogno di parlare fondamentalmente, non ci interessa, ok? Gli altri vogliono parlare, tutti gli altri, per tanta gente vuole credere insomma a queste storie, a me non interessa. Io qui faccio lo sport. Lasciamo parlare i fatti. Ma io qui faccio lo sport come credo che debba essere fatto e come il CONI crede che debba essere fatto. Francesco, vogliamo in chiusura rinnovare l'appuntamento per il 22 luglio. Secondo Fight Show. 22 luglio, 91.06 Fight Show 2 a Mazara del Vallo, sarà all'aperto, sarà all'aperto, sarà in centro,
poi comunque sia cominceremo a pubblicizzare tantissimo l'evento, daremo le indicazioni precise. Chiaramente ringrazio sempre sindaco, assessore allo sport e amministrazione tutta, perché comunque sia gli chiedo spazio e ci danno spazio. E niente, venite a vedervi una bella serata di sport, venite a sostenere i nostri guerrieri mazzaresi. Cari amici appassionati di sport, in particolar modo appassionati di sport da combattimento, allora non vi resta che continuare a seguire questa bella realtà che è il 91026 Fight Club. Ovviamente mi accodo anch'io all'invito del maestro Francesco Vaccaro. Ci vediamo il prossimo 22 luglio a Mazara del Vallo per il secondo 91026 Fight Show. Ed eccola qui Martina Bernile, un po' sudata, ma del resto l'allenamento a questi ritmi in piena stagione estiva non risparmia assolutamente nessuno. Ti stai preparando per questo titolo italiano, un titolo importante, doppiamente importante, perché lo contenderai ad una amica, avversaria sul ring, e lo farai però nella tua città adottiva. Buongiorno a tutti, intanto vi ringraziamo per l'attenzione che ci state dando, sia come città che come televisione, come giornali, per questa bellissima Mazara che finalmente mi ha adottato e ne sono contentissima. Sì, ci stiamo preparando, il caldo a noi non ci fa nulla, anzi ci aiuta, e sarà una serata molto importante, appunto il 22 luglio, e quindi ormai manca poco, manca meno di un mese, e ogni giorno è importante, ogni giorno non bisogna tralasciare nulla. E sì, la sfida sarà una sfida molto, molto impegnativa, anche perché appunto, come dicevi prima adesso tu, la contenderò con una ragazza che al di fuori dello sport siamo anche amiche, ci rispettiamo molto anche sul ring, e allo stesso tempo lottiamo per la stessa gloria. E sarà un match impegnativo perché ci vedrà impegnate appunto sulle 5 riprese da 3 minuti con in palio il titolo italiano professionisti della FIKB BMS Waco Pro. E che dire, mettiamocela tutta. Ecco, salire su un ring a Mazara del Vallo ti fa un effetto un po' particolare, oppure non percepisci ancora questa responsabilità, se così vogliamo chiamarla? No, assolutamente devo dire il contrario, perché mi sento molto di casa, e infatti anche la possibilità di poter rinnovare al pubblico, alla città, all'assessore allo sport e al sindaco l'invito nel venire a vederci in questa stupenda serata sarà un'emozione grande, perché il tifo secondo me è la cosa più importante, perché ti dà ancora la forza di più di poter dare il massimo delle tue possibilità. E in tutto ciò io infatti ringrazio anche molto i miei ragazzi, perché sono appunto, mi vedono a volte in veste di sia allenatrice che compagna di squadra, ma ogni giorno mi trattano con rispetto e mi fanno sentire parte della squadra, e infatti gli devo molto, e parlo di ragazzini che vanno dai 13 ai 25 anni, quindi sono un po' più grande di loro e questo lo apprezzo molto. Non è semplice stare dietro a dei giovanissimi, ma sei ben allenata e questo allora ti consente di poter restare sul pezzo costantemente. Martina, non ci resta allora che farti un grossissimo in bocca al lupo, buon allenamento, ci vediamo il 22 luglio allora sul ring, sperando poi di poter festeggiare questo titolo italiano naturalmente. Grazie mille a tutti, e cosa più importante, grazie a Francesco, mio marito, che mi dà questa grande possibilità e ogni giorno ci segue con molta emozione e molta devozione, devo dire. Grazie a tutti, ci vediamo il 22 luglio, non mancate. Martina, tantissime le ore che passi in palestra, Francesco è il tuo compagno di vita, ma anche il sacco e i guantoni sono diventati dei compagni di avventura, sicuramente. Devo dire proprio di sì, ormai è una vita che sono più della metà dei miei anni che li passo in palestra, si può dire. E infatti per questo ad oggi devo ringraziare anche il mio sponsor, che è la Sphinx, che ogni giorno mi fornisce appunto nuovo materiale da poter utilizzare e allenarmi al meglio, e di questo anche Adriano Longo, che è il nostro appunto main sponsor ufficiale.